No, è il secondo anno di questo progetto che ci vede impegnati in tutta la regione, stimiamo oltre 3.000 bambini saranno coinvolti in questa cosa. Noi raccontiamo la favola dell'olio toscano, la raccontiamo in termini di favola, ma l'obiettivo è di creare una consapevolezza partendo appunto da quelle che saranno le generazioni di domani di un prodotto che è un'eccellenza del territorio che troppo spesso è stato dimenticato, troppo spesso viene, non dico contraffatto perché sarebbe un termine forte, ma comunque sia, si utilizzano terminologie e situazioni che tendono a confondere il consumatore. Noi vogliamo che i consumatori di domani ripartano, abbiano come base fondamentale quella che il prodotto deve essere un prodotto legato al territorio, deve essere un prodotto vero. Se noi riusciamo a fare questo, ricreiamo le condizioni perché questa cultura torni a svilupparsi in Toscana e non come sta pericolosamente succedendo negli ultimi anni, aver intrapreso una strada di declino. Quindi i bambini avranno un libro in cui si racconta la favola La dell'olio favola, d'oliva e certo. poi anche una sorta di quaderno per gli esercizi? Sì, si parte appunto dall'olivo, dall'assaggio dell'olio, si arriverà poi addirittura in fondo all'etichetta e nella parte che noi sottolineiamo come la legalità, appunto questa consapevolezza del prodotto legato al territorio. Lo facciamo in termini ovviamente dedicati ai bambini di quell'età, però hanno un significato ben preciso, quindi la conoscenza del prodotto sano, il prodotto vero, il prodotto legato al territorio.